Bentornati su Radio Roma Capitale, questa è Medicina Regione Lazio, il nostro spazio, il nostro portale dedicato all'informazione sulla salute e il benessere. Oggi ho il piacere di avere al mio fianco il dottor Giulio Passarelli, fisioterapista e osteopata. Benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. È un piacere averti qua. Innanzitutto vogliamo iniziare definendo un po' di cose, facciamo le dovute distinzioni tra la figura del fisioterapista e quello dell'osteopata, perché molte volte noi non addetti ai lavori facciamo un po' di confusione. Beh sì, allora, per fare un po' di chiarezza, diciamo subito che sono due professioni perfettamente diverse. Diciamo che la fisioterapia si basa più su un fattore riabilitativo, ovvero una funzione che tu hai perso tramite un trauma o un evento traumatico che quindi dopo la classica anche un'operazione eccetera. Una protesi eccetera ci dobbiamo rimettere in piedi tra virgolette e non solo anche. E recuperare una funzione fondamentale che potrebbe essere quella del passo, l'uso della spalla, un movimento del collo e via dicendo. Quindi la fisioterapia è chiaramente più basata ha uno scopo prevalentemente riabilitativo. Riabilitativo, chiaramente. L'osteopatia invece ha uno scopo forse diciamo anche più preventivo, ovvero di far sì che quei dolori che sono generati dall'età, dallo sport, da anche quei micro traumi che si possono formare, bravissimo, giornalieri. Quali, su questo vorrei specificare che il microtrauma non è solo dovuto al movimento, ma un microtrauma è dovuto anche al fatto di stare seduti 7, 8, 10 ore al giorno, insomma. Questo fa sì che la tua risposta, diciamo, allo spazio, al tuo vissuto che vivi tutto il giorno, non sia ottimale, corretto. Quindi possiamo dire che è una sorta di rieducazione? Sì, diciamo che rieduca un pochino il corpo, la postura, le varie funzioni del corpo a ristabilire quella loro gerarchia e quindi a funzionare il tutto come una cellula sola. C'è una grande richiesta di trattamenti osteopatici rispetto agli anni passati? Ultimamente sì. Ultimamente un pochino le persone stanno prendendo coscienza di questa nuova sì, prendono figura. Coscienza e sono anche un po' più convinte sul fatto della prevenzione, ovvero non aspettiamo che c'è che un problema qualcosa. O che c'è un problema o un dolore, perché alla fine il dolore molto spesso è la fine dell'evento che ha causato. È un messaggio che ci dà il corpo che dice non ce la faccio più. Bravissimo, i danni sono già stati fatti, è arrivato il dolore e quindi è troppo tardi. Però comunque noi interveniamo lo stesso su questo punto di vista. Se preveniamo sarebbe una cosa... Sarebbe meglio sicuramente. Per quanto riguarda invece il riconoscimento della figura dell'osteopata nel sistema sanitario nazionale? Ultimamente si sta vedendo un po' di luce perché si parlava anche a livello... di qualche DPCM o di qualche decreto che sta uscendo per siamo drammatizzati bravo, la DPCM arrivano appena dico decreto esce già DPCM. Ok. Si stava facendo qualcosa per riconoscere l'osteopatia a livello nazionale, credo che ancora ci voglia qualche tempo, però sicuramente la strada è segnata, però ci siamo. Sì. È importante soprattutto lavorare in equipe, solo professionista sì. Non può risolvere tutto. Se si lavora per la salute del paziente sicuramente ci sono diverse figure professionali, ognuna delle quali certo. È addetta a un aspetto che collabora con la figura medica. Questa è la cosa importante, cioè l'osteopata non è una figura a sé stante, fa il suo lavoro e basta, no, collabora con le varie figure mediche e si basa anche molto su i referti certo. E le figure mediche degli altri professionisti, insomma. A proposito di collaborazione, vorrei parlare anche della Petali di Rosa Onlus, con la quale hai iniziato la tua collaborazione qualche anno fa. Sì, ormai dal 2016 collaboro con loro, ho una stanza lì e ricevo i miei pazienti lì. E è uno studio polispecialistico dove ci sono psicologhe, nutrizioniste, counselor, non so se conosci sì. Questa figura, e abbiamo visto comunque che oltre a lavorare con i miei pazienti privati accolgo anche le richieste magari di qualche soggetto, persona in difficoltà anche a livello psicologico e proviamo
Deve essere un approccio sicuramente integrato, multipolare. Proviamo ad aggredire il problema da un fronte magari più fisico invece che magari psicologico. Magari la persona ha dei blocchi fisici che non riesce a dei blocchi psicologici che magari non riesce a superare, e magari liberandogli un'articolazione, una spalla, una zona lombare, riesce magari si lavora sicuramente in gruppo, in equipe. Aiuta sicuramente. E dove si trova l'associazione di questo centro? L'associazione si trova in via Pianalli 22, in zona Fonte Laurentina, proprio vicino al raccordo, limitrofa al raccordo, con ampio parcheggio, diciamo. Comodo. Ricordo, è una nuova zona. Ricordo qualche contatto per poterti raggiungere: il numero di telefono, il 349 4009 664, indirizzo email giuliopassarelli@gmail.com. grazie ancora, dottore, è stato un piacere. Grazie mille a te. Torniamo tra poco su Radio Roma Capitale, rimanete con noi.